Konnichiwa everyone, qui è Dota-chan. Benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Allora, riprendiamo con un tag dopo 20 anni. Allora, questo è in realtà un book tag, però io l'ho voluto un po' manipolare e farlo diventare appunto dedicato ai manga. Allora, è un tag che ho visto sul canale di Julie Demar e vi lascio le domande qui sotto, però vi dico che sono in inglese perché il tag originale era in inglese, però abbiamo tradotto, insomma io ve lo spiegherò in italiano e risponderò a ognuno. Questo è un tag nope. Nope vale a dire tutto quello che in un certo senso non mi è andato giù, non mi è piaciuto, non sono d'accordo, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, prima di qualsiasi cosa vi dico, siate clementi, parliamone sempre con calma. Quindi ovviamente questi saranno i miei pareri, che magari possono non essere i vostri e via dicendo. E quindi questo è un tag delle cose che non ci piacciono fondamentalmente. E prima di iniziare vi dico, allora, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi sulla mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram soprattutto, mi raccomando, se non sapete dove lo trovate ogni tanto qui sopra impressione oppure in descrizione, perché nel mio profilo Instagram spesso pubblico ancora delle recensioni nuove di manga o comunque sia ci sono le ultime che ho fatto salvate in bio, mi raccomando. Bene, partiamo subito. Allora, la prima domanda è: finale, un libro, vabbè in questo caso manga, che ti ha fatto dire nope, che ti ha fatto provare rifiuto o rabbia, oppure che ha appunto un finale schifoso in un certo senso. Bene, qui diciamo che avevo varie scelte, però poi ho cercato di ponderarla in maniera più fresca. Perché dico fresca? Proprio perché è uno dei manga più recenti che ho letto. Sto parlando di Prison School. Questo è un manga che a me ha prestato il mio ragazzo, quindi non è mio in realtà, però me lo sono mangiato recentemente quando appunto è uscito questo numero, l'ultimo numero. Il finale mi ha proprio sconcertato prima di tutto e poi non sono riuscita ad accettarlo, ragazzi. Proprio no, perché ovviamente non posso dire niente perché qualsiasi cosa sarebbe spoiler, ma è un finale veramente non scontato. Ecco, vi dico questo, non ve l'aspettate che possa finire in questa maniera. E forse è anche giusto così, in un certo senso, questo finale, se ragioniamo bene nell'insieme di tutta la storia. Però veramente non me lo sarei mai aspettato, quindi non riesco ad accettarlo, però non è che mi ha fatto schifo, ecco, insomma, come dice qui. Andiamo avanti, la seconda domanda è: protagonista, un protagonista che odi e che ti fa ti fa impazzire di rabbia. Anche questo è stato un po' difficile perché mi sono resa conto, rispondendo a queste domande, che io sono una persona abbastanza pacifica con i manga. Mi piace un po' tutto, alla fine non ho questi pareri così tanto negativi, ecco, insomma. Magari posso dire arricciare un po' il naso, però niente di più. Quindi un protagonista è proprio odio? No. Però ce n'è uno che non è che mi vada molto a genio in alcuni casi. Ed è Shuri di Honey Bitter, un josei edito dalla Dynit, tuttora in corso, dell'autrice di Rossana, il giocattolo dei bambini. È una protagonista molto riservata, però anche un po' stupida a volte. Si vede che ancora deve crescere, deve svilupparsi. In questo numero già sta un pochino cambiando, vi dico la verità. Però rimane sempre in me quel lato un po' che non mi piace, proprio per il rapporto che ha con gli uomini, il suo modo di pensare, ma anche un po' di agire, sempre un po' arrabbiata, scontrosa, non lo so, non mi piace. Più forte di me, ragazzi. Poi andiamo avanti. Serie. Una serie che si è trasformata in un enorme pila di nope.
dopo che ci hai investito tempo ed energia, l'hai lasciata stare perché non ne valeva più la pena. Allora, diciamo che è difficile che io magari faccio una serie lunghissima e poi dico basta, cioè tipo, ah già è vero, One Piece ho fatto così, non ci avevo pensato, però One Piece c'è un motivo, sto aspettando che finisca, quando finirà recupererò il resto, quindi non fa testo in questo discorso, ecco insomma. Io l'ho vista più questa domanda come qualcosa che a lungo andare ho capito che proprio mi aveva stufato, non mi piaceva e basta, invece non è assolutamente il caso di One Piece, quindi direi Darwin's Game. Darwin's Game l'ho appunto droppato al numero 11, che è questo, insomma, sta andando parecchio avanti, io credo sia un manga abbastanza lungo questo. È un manga che già tentennava nei miei gusti ad ogni numero, piano piano calava di attrattiva sempre di più, mi piaceva sempre meno. Forse perché è andato a parare su un genere che a me non piace, mentre all'inizio era un pochino diverso, un po' più ibrido. È diventato un po' poliziesco, sì, sicuramente un po' noir e fantascientifico, però all'inizio era un po' più misterioso, non so come spiegarvi. Adesso sta diventando solamente tutte lotte, lotte, lotte e non mi piace più. Insomma, quindi alla fine l'ho abbandonato, peccato perché i disegni erano carini, ecco, insomma. Poi andiamo avanti. Popular Pairing, una ship che non supporti. Ok, una ship che proprio non sa da fare nel mio ragionamento, e ho scelto assolutamente quella che si va a formare alla fine di questo manga, Bugie di Aprile. Quindi chi non l'ha letto, ovviamente non faccio spoiler, non vi dico niente. Alla fine il nostro protagonista si capisce per una serie di motivi che si avvicinerà a una persona, e io proprio no, fino all'ultimo no, mi stai antipatica, non ce la faccio, io preferivo l'altro personaggio, quindi perché c'era una sorta di triangolo, però è andata come è andata, lacrimoni, e no, non riesco proprio a supportare questa ship, è più forte di me. Che cosa ne pensate voi che l'avete letto? Andiamo avanti, allora. Plot twist, un plot twist che non hai visto arrivare o che non ti è piaciuto, quindi un momento clou che o non è arrivato o che non mi è piaciuto come è andato a parare. Questa assolutamente sono d'accordissimo, da subito, mi è venuta in mente subito, ed è Home Sweet Home. Io vi dico che sono quattro numeri questa serie, molto corta, è dell'autrice, una morta poverina, quella di Wolf Children, è morta poco dopo aver fatto quest'opera, quindi assolutamente nulla contro l'autrice, poveretta, anzi è stata molto molto brava, un manga molto particolare questo, molto fuori dalle righe, sembrerebbe essere uno shoujo, ma in realtà non è così, ha un tema molto più fantascientifico, misterioso e assolutamente particolare. E si parla anche di guerra, però non posso dirvi altro, l'avevo recensito in molti manga haul fa, comunque è un manga che alla fine tu ti aspettavi tutta una cosa, ne è successa tutta un'altra e mi ha lasciata proprio spiazzata, non mi è piaciuta per niente, mi è intristito e basta. Quindi secondo me era una serie che poteva andare molto più avanti e essere costruita meglio, ho paura che l'abbiano dovuta chiudere subito e quindi è andata come è andata, mi dispiace molto perché prometteva molto bene. Andiamo avanti, allora, genere, un genere che non leggerò mai, che non leggerò mai non si può mai dire, però vi posso dire che è un genere che non ho mai affrontato perché non mi attira, ed è lo yaoi, perché appunto io essendo etero, non lo so, è un genere che non mi emoziona, quindi non riesco a entrare e immedesimarmi bene nella storia, semplicemente questo. Andiamo avanti, formato di libro, in questo caso formato manga, un formato che odi e che eviti di comprare finché non viene pubblicata una nuova edizione. Allora,
quello che non compro finché non viene pubblicata una nuova edizione, dico questo. Aspettate che se non cade tutto, ecco, è questo qui, Rayart. Allora, io Rayart ho la vecchissima edizione, che è molto grande, anche abbastanza carina in realtà. Questa è un'edizione del, neanche c'è scritto, non lo so, però è 6.000 lire. Oddio, quelle che scrocchiano da morire. Allora sì, mi piace come edizione fondamentalmente, però è tutta distrutta, quindi mi piacerebbe tanto, essendo un manga che adoro, riavere una bella edizione. La nuova edizione che è uscita mi piace, però non sopporto il fatto che un manga così famoso qual è Rayart non abbia pagine a colori, è una cosa che non riesco a concepire. Quindi sto aspettando tantissimo che rifacciano un'altra edizione ancora più bella, magari anche di questo formato, con sovraccoperta, perché no? E la riacquisterò subito, proprio perché è un manga che merita tantissimo, ragazzi. È un manga delle Clamp, a tema magico, fantastico e un po' anche shoujo. È veramente bellissimo. Se amate le Clamp non potete non avere questa opera nella vostra libreria. L'altro manga che ho citato, ma non perché non ho acquistato, ma perché non mi piace l'edizione, e lo sapete qual è? È Sakura Clear Card, la nuova serie che sta uscendo tuttora, perché appunto la Star ha fatto questa edizione piccola, mingherlina, proprio per riprendere quella tuttora in corso in Giappone, che è una edizione standard, ma tanto lo sappiamo tutti, finirà? Quando finirà rifaranno un'edizione figa come la Perfect, che è stato per, come è stato per Cardcaptor Sakura, la serie normale. Quindi sì, lo compro perché non ce la faccio, il mio manga preferito in assoluto, quindi ce lo dovevo avere per forza. Però si sono anche molto lamentati dell'inchiostro che ha perso, diciamo che si è andato a mettere su altre pagine, l'inchiostro nero molto forte. Insomma, diciamo è un'edizione che potrebbe essere molto meglio, però non posso non prenderla. Andiamo avanti. Raccomandazioni, un libro manga consigliato che ti hanno continuamente consigliato, ma che tu hai rifiutato e continui a farlo. Bene, anche di questo non ho dubbi, non uccidetemi, vi prego, ognuno ha i suoi gusti. Iona, la principessa scarlatta. Allora, sono ferma al numero 2, sì lo so, c'è stato un video, chi non l'ha visto, vi prego, se vi volete lamentare fatelo là, non fatelo qui, dove io ho detto semplicemente a me Iona non è piaciuto, mi dispiace, l'ho anche recensito, mi avete, no, non è che mi avete distrutta, però insomma tutti mi hanno detto che sbagliavo, e ragazzi ognuno ha i suoi gusti, ma che vi devo dire, neanche i disegni mi piacciono, quindi alla fine non mi piace, basta, me l'avete tutti osannato, ho detto di tutto, vedi l'anime, fai questo, fai quello, niente, io dopo il numero 2 ho detto ciao. E quindi questo. Poi andiamo avanti. Cliché. Un cliché o un problema di scrittura che ti fa alzare gli occhi al cielo. Allora, nei manga è un po' difficile che ci sono degli errori di scrittura, ci sta qualche errore di battitura, però credo che questa sia più una domanda propensa per un libro. Potrei dire il genere, magari quello che succede nel manga, vi posso dire, magari a volte alzo gli occhi al cielo quando leggo molti shoujo, perché sono tutti uguali, soprattutto quelli degli ultimi anni, ragazzi. Allora, inizia con la ragazzetta sfigata che si innamora di qualcuno, poi che succede? I due forse un giorno si metteranno insieme, si mettono insieme, arriva il terzo incomodo rompe le scatole o a lui o a lei o ci stanno due diversi, se ne va il terzo incomodo, i due ritornano insieme, tutto carino, tutto fantastico, c'è il primo appuntamento, c'è il festival culturale, c'è la gita al mare, c'è il viaggio dove speri fino all'ultimo che combinino qualcosa, ma non fanno niente! Poi, dunque, che altro c'è? A volte, vabbè, insomma, ci stanno il San Valentino, vabbè, poi alla fine che succede? Finisce sempre che finisce la scuola e devono decidere che cosa fare all'università. Tutti uguali, ragazzi, tutti uguali.
soprattutto oggi sono veramente tutti identici, quindi a volte dico basta anche per questo, però sono comunque i generi che preferisco di più perché sono troppo carini. Interesse amoroso: un amore di cui non è valsa la pena, un personaggio che pensi che non dovesse avere un interesse amoroso. Allora, poveretto sto personaggio, nel senso che ma perché fallo innamorare, ma qual è il problema? Sì, è vero, però ci sta almeno questo, secondo me, che se fosse una persona vera gli direi: caro mio, stai sprecando il tuo tempo, dedicati a qualche altra ragazza. Ed è appunto Rinne, lui che va continuamente dietro a una ragazza che qui non c'è in copertina, si chiama Sakura Mamiya, che è veramente uno zombie. Non ride, non piange, non si arrabbia, è amorfa e quindi sembra neanche provare sentimenti. Essendo arrivata al numero 38 che ho di sopra qui, o 37, vabbè, sono in tutto 40 numeri, vi dico che niente, proprio tutto congelato, giusto i primi numeri sembrava succedesse qualcosa, ma poi ciaone proprio. I due proprio ormai non provano, sembra, più niente, solo lui un pochino è innamorato di lei, si capisce, ma figlio mio, non perdere tempo, questo è il mio consiglio, insomma, ecco. Poi, libro, un libro che non dovrebbe esistere perché ti ha fatto dire no, vabbè, manga. No, vabbè, perché non dovrebbe esistere? Cioè, tutti i manga dovrebbero esistere per me. Alla fine, anche se vi dico magari qualcosa che non mi piace, alla fine sono tutti belli, ragazzi. Io i manga, alla fine, mi dai un manga, qualsiasi sia, se non me lo fai pagare, me lo presti. E ho spazio, io me li leggo tutti. Pure Yona, come vi ho già detto, non è che mi fa schifo. Cioè, è semplicemente uno deve fare una cernita nella sua vita e quindi io non penso che nessun manga meriti di esistere, insomma, no. Un cattivo antagonista che non vorresti mai incontrare. Ok, qui ne ho scelti due perché, allora, mi è venuto in mente uno perché ultimamente sto leggendo questo manga e quindi mi sto rileggendo tutto in un yash, e quindi dico Naraku. Perché dico Naraku? Perché sto riscoprendo, ricordando quanto era calcolatore, perfido, veramente viscido in tutti i suoi calcoli, veramente un personaggio imbastito sull'essere calcolatore e malvagio. Quindi è un bel personaggio in questo, nel senso, imbastito molto bene, però ovviamente non vorrei mai incontrarlo. E ovviamente io lo dico sempre, Light Yagami di Death Note. Perché? Perché Light Yagami veramente a me spaventa, ragazzi, con quel libro. Conoscete Light Yagami? Anche se è bellissimo, come dicono in molti. Poi vorrei sapere se siete veramente contenti di avercelo come amico. Io avrei paura di fare qualsiasi cosa e di essere uccisa. Bene, morte. La morte di un personaggio che ancora oggi ti ossessiona. Negli anime ce ne sono di più e avevo fatto, mi pare, anche un video, andatevelo a recuperare, della top. Però parliamo dei manga. Dei manga io dico assolutamente di Madoka Magica, Mami Tomoe. A me la morte di Mami Tomoe veramente ha scioccato. Soprattutto all'inizio, perché io non sapevo dove andasse a parare questo manga all'inizio, perché ho letto prima il manga e poi ho guardato l'anime, e veramente tu non te l'aspetti, perché vedi anche in copertina tutto rose e fiori, carino, come tutti i soliti shoujo, mao shoujo. Invece poi arriva questa, zac, al primo numero, quindi non è spoiler, gli tagliano la testa. E veramente, però non è spoiler, ragazzi, perché da questo momento in poi si imbastisce tutta la storia di Madoka Magica, quindi vi dico che non vi ho fatto spoiler. E quindi wow, però è anche bellissimo, appunto, dico, per questo dico wow. Bene, l'ultima domanda. Autore, un autore con cui hai avuto una pessima esperienza e hai deciso di non leggere mai più. Anche questa è stata molto complessa perché in realtà, cioè, non ho questi pareri così tanto negativi. E poi se un autore, insomma, non mi piace, è difficile, insomma, che compro una sua opera, anche se magari durante la lettura, boh. Io ho detto semplicemente, special A,
anche se non credo sia uscito mai nessun altro manga suo di questo autore. E ho letto i primi due numeri, mi ha annoiato troppo, non ce l'ho fatta. Bene ragazzi, questo tag finisce qui. Raccontatemi la vostra, se vi va di rispondere a questo tag qui sotto mi farebbe molto piacere. Ditemi i vostri nope. E niente, Dada Chan vi saluta, è durato una vita questo video e ci vediamo in un prossimo video, anche se non so quando uscirà.